In questo video spiegheremo come montare le protezioni e le guarnizioni di sicurezza alla porta pieghevole Compact. Le protezioni di sicurezza proteggono dal rimanere impigliati nelle guide. Il portone Compact ha diversi dispositivi di sicurezza che sono facili da installare. Coperture di sicurezza. Le coperture di sicurezza vanno montate sulla parte anteriore delle guide. Queste coperture sono dotate di fessure che vanno posizionate sopra i rispettivi ganci sulle guide. Se l'apertura della porta è molto bassa, potrebbe essere necessario tagliare la copertura di sicurezza all'altezza giusta. In caso contrario, potrebbe ostacolare il movimento di impacchettamento del portone. Dovreste applicare un nastro di segnalazione nero e giallo sulla parte anteriore della copertura. Le guarnizioni laterali si montano sulle coperture di sicurezza e sulle guide. La guarnizione laterale per la copertura di sicurezza deve essere tagliata alla stessa lunghezza della copertura. Tagliate la parte superiore della guarnizione ad un angolo di 45 gradi, in modo che i pannelli della porta non vi rimangano bloccati dietro. È molto importante iniziare a montare le guarnizioni laterali partendo dalla parte superiore della luce netta verso il basso. A causa del movimento di piegatura nelle sezioni superiori del portone, raccomandiamo sempre di posizionare le eventuali giunture nella parte inferiore della porta. Ricordatevi di tagliare la parte superiore della guarnizione laterale con un angolo di 45 gradi, in modo che la gomma superiore possa chiudersi perfettamente. Coperture laterali. Il passo successivo è quello di montare le coperture laterali sul lato esterno delle guide. Le coperture laterali sono fornite di clip di montaggio, pezzo anteriore e posteriore. Inizieremo posizionando le clip di montaggio nelle fessure apposite sulle guide. I pezzi anteriori e posteriori in dotazione sono lunghi 1250 mm e potete unire il pezzo anteriore e posteriore agganciandoli a scatto, usando la scanalatura apposita. A seconda del tratto dovrete scegliere una delle tre scanalature. Dopo aver unito questi pezzi, li potrete semplicemente montare sopra le clip di montaggio delle guide. Una fornitura standard contiene coperture sufficienti a proteggere le guide fino a 2500 mm di altezza. Infine, consultate la panoramica in fondo al manuale di installazione per controllare se avete eseguito tutti i passaggi previsti. Annotate i dettagli dell'installazione nel libretto e collocatelo sotto al quadro di comando. Ottimo lavoro! Il portone pieghevole Compact è stato completamente installato e ora può essere messo in funzione.